Ecco i lavoratori della Star. 250 dipendenti, 1000 famiglie lasciate per strada. Non c'è qua. Cioè, quando la Digos dice come devono fare le manifestazioni, sono anche con un'associazione che è solidale per quello delle vittime di Stato, per quelle di cui le famiglie, molte famiglie hanno perso il posto di lavoro e purtroppo molti hanno deciso di farla finita. Quindi noi dobbiamo arrivare prima di arrivare così a prima, dobbiamo garantire i posti di lavoro, dobbiamo garantire la sicurezza per i nostri figli. Oggi siete qua voi e siete 250, mi ha detto della Star di Agrate, e l'ho sempre vista quella Star da quando ero piccolino. Oggi le multinazionali preferiscono andare all'estero per pagare meno tasse con le signori, con la stazione degli autobus. Oggi praticamente gli italiani cercano sempre di distruggere i nostri figli. Qui ci pisce adesso la vetrina, se vuoi mettere la taxi. Ma fa più caso. Questo è quello che praticamente fanno i nostri governanti, dove i soldi arrivano ma li mettono dove vogliono loro. Oggi come oggi vediamo che lo Stato si mobilita per gli extracomunitari che stanno arrivando dalla Turchia. Posso filmare?
questi qua sotto che ne abbiamo le palle qui. Sta venendo da fare, non ne possiamo più. Voi avete qui la manifestazione nazionale che è la Star, che sicuramente ha già sistemato anche lui a sistemare per portare la gente. E cosa posso dirvi? Io sono solidale con voi, sono uno con voi, sono un imprenditore che anch'io ho dei grossi problemi e cerco di rimboccarmi le maniche e andare avanti. Sono venuto qui perché in mezzo a voi lavora mio cugino che è Andrea Cammarata, che gli voglio bene come l'anima, e quindi ho dovuto mollare tutto per venire qua, la sala cinesca del mio negozio, per venire qua oggi con voi. Cosa che purtroppo non fanno molti italiani, perché ancora non capiscono veramente qual è l'emergenza di oggi. L'emergenza di oggi, e questo non è razzismo, ma è prima salvaguardare noi che abbiamo partecipato a questa nazione, a tirarla su pagando le tasse da fin quando eravamo giovani. Arrivare oggi a un'età vicina alla pensione e dover essere qui a manifestare per il nostro diritto sacrosanto di lavorare. Grazie. Enzo, la prossima volta che menzioni gli stranieri, lo sai, no?